Saluto a tutti, oggi voglio presentarvi la migliore pistola per verniciatura del mondo. Perché è facile capire se c'è Flavio tutto fare. Perché la miglior pistola di verniciatura del mondo? Perché è la mia. Io sono l'unico youtuber, penso in tutto il mondo, ma comunque sicuro in Italia e in Europa, ad avere una mia pistola personale. Gli altri ce l'hanno, ma sono quelle che vengono vendute normalmente e non cambia nulla tra quella linea, diciamo, commerciale e la loro linea aerografata. Invece la mia ha un disegno unico, pensata soprattutto per il mondo dei professionisti e anche del fai da te. Eccola, completamente ingegnerizzata in Italia, quindi tutta made in Italy. Non ha la tazza e ha la possibilità, già con l'aggancio per il PPS 1, quindi la prima serie del PPS, che costa molto meno e quindi è anche un occhio al risparmio. Non avete necessità di pulire la tazza, ma la svitate e la mettete via e cambiate tazza. Questo è anche a livello ecologico, secondo me, migliore che utilizzare quintali di acetone per pulire le tazze. In più questa è una bassa pressione vera, reale, con una tecnologia di verniciatura ad alta efficienza. Che cosa vuol dire? Che il 90% del prodotto che viene spruzzato viene direttamente trasferito sul supporto, quindi pochissime sostanze volatili sparse nell'ambiente. È da molto che sto cercando di ottenere una pistola mia, nostra, diciamo, personalizzata, che ci consenta di fare dei lavori anche a livello domestico e soprattutto spruzza veramente bene. In più avete poi l'opportunità di utilizzarla sia per la base che per il trasparente. Andiamo a vedere come arriva e poi vi spiego tutto il funzionamento. Eccola come arriva, ve la faccio vedere. Al suo interno troviamo la scatola con la pistola, il manuale scritto da me, le tazze con il portatazza, queste PPS, che sono una oggetta, ne arrivano 5 in totale, con tutti e 5 i coperchi. Andiamo a vedere esattamente che cosa c'è all'interno della scatola con la pistola. E come vedete abbiamo l'attacco per il PPS, questo si infila qua sopra, non dovete mettere niente, va soltanto messo qua e stretto. Poi vi faccio vedere il manometro della 3M, questo è un manometro professionale che serve per misurare la pressione, questo è il suo coperchio, così non vi si sporca, va inserito sul fondo della pistola, stessa cosa, senza frenafiletti, senza niente, lo fate capitare nella posizione in cui preferite, io per esempio sono destro e lo faccio capitare qua, di modo che lo posso vedere. Se siete mancini lo fate capitare da quest'altra parte, così ce l'avete sempre sotto visuale. Abbiamo all'interno tutto il kit ugello, cap e ago di ricambio che servono per il trasparente, poi vi faccio vedere bene come si usa tutto quanto, una serie di o-ring, guarnizioni e tutto quello che è già presente nella pistola, quindi già montato, però di ricambio, e la chiavetta multifunzione che serve per tutte le viti presenti sulla pistola. Quindi stringo bene, forte, l'adattatore per il PPS e stringo anche il manometro. Utilizzate sempre o questa per qualsiasi cosa che dovete smontare oppure la chiave della misura adatta. Non cominciate a utilizzare pinze o cose strane perché sboccolate tutto e non serve. Avete due cap di ricambio, uno per il trasparente e c'è scritto clear e uno per la base opaca e c'è scritto base. Basta svitare questo e mettere questo e l'erogazione del prodotto vi cambia. Quindi con questo ci date il trasparente, non vi potete sbagliare perché c'è scritto sopra clear, e quando invece volete dare la base opaca oppure un qualsiasi prodotto che va micronizzato maggiormente, esteso in maniera più soffice, mettete quello base. Poi vi dirò io tutti i prodotti che potete spruzzare uno e con l'altro, però questa vi garantisce di fare il lavoro dall'inizio alla fine, quindi base opaca e trasparente. Se date il lucido diretto utilizzate il cap clear. Utilizzerò questo piccolo compressore proprio per farvi vedere la bontà e la vera efficacia di questa pistola. Questo è un parafango che ho già preparato per la verniciatura. Passo innanzitutto un antisilicone, eccolo questo lindo, gli esperti della vernice. Lo passo bene dappertutto, proprio per togliere qualsiasi cosa che può contaminare poi il lavoro
di verniciatura. Pronto, lo lascio asciugare e cominciamo a spruzzare. Ho preparato un grigio metallizzato, quello che mi serve per fare questo lavoro, lo metto nel portatazza rigido IPS, metto il tappo a pressione, mi raccomando controllate bene che sia entrato, infatti quando è entrato bene riuscite a sollevare anche il barattolo, comunque controllate che sia entrato bene, mettete la ghiera, avvitate forte, la inserisco sulla pistola. Questa operazione non dovete fare così, ma così, pistola sotto sopra, tanto è spiegato anche nel manuale di istruzione, ma io ve lo faccio vedere. La infilate bene dentro e ruotate fino a che fa clac, in questo modo qua, vedete? Poi potete girare sotto sopra la pistola. Regolo il manometro al calcio, vedete? Proprio basso, 1,4, 1,5, neanche, guardate. Vedete come atomizza bene? Adesso ve lo faccio vedere applicato sul parafango. Accendo il compressore, sentirete un po' di rumore, poi faccio il voice over. L'aria, come vedete, è a 1,4 bar e do una prima mano leggerissima di adesione, come faccio sempre, guardate, proprio un velo sottile. Aspetto veramente 5 minuti che asciughi. Come vedete non è accesa la cabina di verniciatura, sto dentro il forno ma è spenta, quindi come se fosse un box, un garage, e non sta facendo fumo per niente perché l'aria di esercizio è veramente bassa. Do una prima mano piena. Bagno bene il supporto con la base opaca, sto utilizzando il cap base e diciamo vado quasi in copertura. Faccio anche i bordi. Bene, vedete la pistola spruzza benissimo anche tenuta in orizzontale, c'è poca tinta dentro. Vi faccio vedere anche da qui che riuscite a vedere bene che sono collegato fisicamente solo a questo compressorino, non è che ci sono, che sto facendo dei trucchi. Quindi adesso è asciutta la prima mano, do la seconda ed ultima mano e la smacchiata finale. L'aria sempre a 1,4 come vedete, bagno bene nuovamente il supporto. Quindi una mano sempre piena. Poi alzo leggermente l'aria a 1,6, 1,7 e do una mano da più lontano a goccioline più veloce che serve per smacchiare. La pulizia tra una mano e l'altra è semplicissima. Tengo la pistola sempre sotto sopra. Tengo premuto il grilletto quando la svito, di modo che la vernice residua nel collo finisca dentro al barattolo. Ecco qua, ho fatto tutto pulito, non vi siete sporcate neanche le mani. La vernice, il colore, se voi lo attappate col tappino che c'è comunque in dotazione, in questo modo qua, la potete tenere anche diversi mesi che non vi si secca e la potete riutilizzare magari in un secondo momento. Smontate il cap base e lo mettiamo dentro a questo contenitore. Smontate con la chiavetta l'ugello, così non si rovina, e lo mettete sempre qua dentro. Smontate l'ago da qua dietro, dalla parte quella della regolazione, tenete premuto il grilletto e afferrate l'ago in questo modo qua. O questo non lo sbattete, appoggiatelo, perché se si rovina la punta poi vi spruzza male. Fatto questo, prendete del diluente acrilico o acetone o diluente nitro, insomma quello che avete, e lo fate scorrere dentro. Non la mettete mai tutta a bagno perché comunque nel condotto dell'aria non deve entrare il diluente, quindi in questo modo siete sicuri che pulite bene. Poi prendete uno scovolino, lo bagnate e lo passate all'interno della pistola fino a che non vedete che sia completamente pulito. Potete utilizzare anche della carta. Una volta pulita perfettamente, vedete all'interno non c'è più colore, prendo il nuovo ago, quello sempre del kit in dotazione, che è identico a questo, quindi non vi preoccupate se li confondete, e il nuovo ugello. Rimonto l'ugello e lo serro a mano con una discreta forza, cioè deve essere ben serrato, se no la pistola potrebbe sputacchiare, ma questo vale per tutte. Metto il cap clear, quello per il trasparente, ok, e lo posiziono in orizzontale, mi raccomando, per avere il getto in verticale. Se vi serve al contrario non c'è problema, lo spostate. Inserisco nuovamente l'ago, questa molletta va dalla parte dove non c'è il tappino di plastica di teflon e lo infilo così, stringo e vi faccio vedere anche le regolazioni.
Allora, questa sotto è la mandata dell'aria. E quando avete il manometro, questa deve essere tutta aperta, perché se no da qua vi falsa la regolazione. Questa del prodotto, dell'uscita del prodotto, che è questa grande qua, deve essere svitata di 5 giri. In questo caso questa pistola l'ho prevista che ha una regolazione più fine per fare diversi tipi di spruzzate che poi vi farò vedere. Comunque tutta aperta, sono 5 giri, vedete? Il grilletto arriva a fine corsa. Questo che è il ventaglio, quindi la larghezza del ventaglio deve essere tutta aperta per quel lavoro che dobbiamo fare noi. Però poi voi ve lo potete regolare come volete. Vedete, questo fa uno scattino quando è arrivato, ma non esce, quindi sapete che è tutto aperto. Ok, perfetto, pistola pulita. Questi pezzi qua che ho messo a bagno, intanto si sono già puliti, faccio questa operazione per l'ago, vedete, è ritornato nuovo, lo rimetto a posto da qualche parte, prendo anche il cap, lo pulisco bene e lo asciugo, non deve rimanere residui di solvente, e prendo l'ugello. Questo dovete aiutarvi sempre con uno scovolino o con della carta che infilate all'interno e lo pulite bene. Prima di spruzzare il trasparente, io faccio questa operazione, metto un goccettino di diluente all'interno della pistola e spruzzo solo il diluente. Ok, così sono sicuro che sia veramente pulita da tutte le scorie della base opaca. Arrivati a questo punto, mi preparo il trasparente. Io lo faccio con la bilancia, lo potete fare con la tazza graduata, lo potete fare con la stecca, fate come volete. Io ne faccio 100 grammi, che ne verranno fuori 150 più il diluente. Questo qua splenda. Lo mescolo oppure lo sbattete quando ce l'avete in tazza e andiamo a spruzzare. Metto sempre la pistola sotto sopra, questo modo qua, e giro fino a che si incastra, sentite il clac. Agito. Per il trasparente imposto l'aria al calcio, vedete, a due bar, ecco qua, due bar precisi, costanti, e vado a spruzzare una prima mano leggera di adesione come sempre faccio. Lascio evaporare i solventi, quindi asciugare leggermente, non deve essere asciutto, 10 minuti e do una mano piena. Ok, sempre due bar, adesso andiamo a dare l'ultima mano, sarebbe la prima piena, stesa, liscia, schiacciando bene il trasparente. Vi faccio vedere come si fa, che operazione dovete fare. Con l'aria a due bar parto dall'alto, dal basso, indifferente, scegliete voi, però mi tengo abbastanza vicino, a una distanza di circa 15 cm, e faccio dei passaggi piuttosto lenti all'inizio per bagnare bene il supporto. Dovete vedere che viene già lucido, mi raccomando non lasciatelo bruciato, e poi rifinisco specialmente i bordi, magari in maniera con una mano più veloce. Ho verniciato con questo compressorino, come vedete. Questo sì e no, a mezzo cavallo, forse qualcosa di più. Ma con un cavallo e mezzo fate tranquillamente tutta l'auto. Eccolo finito, vedete quanto è brillante? Una buccia stesissima, vedete il riflesso. C'è qualche piccolo sporchino, ma è normale, la cabina era spenta. Guardate la buccia come è stesa, senza buccia d'arancia, senza niente. Molto bello, brillante. Appena finito di spruzzare, pulite la pistola come abbiamo fatto prima. Mettendo questi pezzi a mollo, è importante, ve lo dico a livello diciamo di esperienza personale, non lasciate all'interno il diluente. Quindi una volta che avete finito ci mettete un goccetto di diluente dentro, questo qua va benissimo, fate degli spruzzetti di prova e poi la pistola la lasciate poggiata sotto sopra, in modo che qualsiasi residuo sia rimasto all'interno scola via. Quando si secca il trasparente, eccolo, dopo 48 ore diventa così, lo buttate nell'indifferenziato e questo può essere riciclato nella plastica oppure ve la potete tenere proprio per farci quel lavoro di pulizia che vi ho fatto vedere, cioè la tenete come recipiente per metterci a mollo le parti della pistola. Un altro grande vantaggio che vi voglio far vedere è che grazie al PPS potete spruzzare anche l'ultimo goccio di vernice e con la pistola sotto sopra o in orizzontale. La tazza si risucchia e guardate,
Spruzza così, spruzza così. E questo vi può servire per arrivare a fare magari sottoporta in questo modo, oppure quando fate i cofani o le cose appese potete arrivare a fare sotto in questo modo qua, perché la tazza magari vi dà fastidio, la girate e spruzza uguale fino all'ultimo goccio di vernice. Ho fatto tutto con un compressorino perché è veramente una pistola eccezionale che spruzza veramente a bassa pressione. Come avete visto, la cabina è spenta, io ho appena finito, non c'è fumo, si può respirare tranquillamente. Certo, se fate un'auto intera un po' di fumo ve lo fa, è normale, ma se dovete fare un pezzo piccolo potete spruzzarla praticamente ovunque. Quindi, riassumendo, perché è la migliore pistola del mondo? Perché è ecologica, economica, spruzza bene, spruzza in tutte le condizioni, come vi ho fatto vedere, sotto sopra, di lato, al dritto. Ha anche la possibilità di spruzzare sia la base che il trasparente con due atomizzazioni differenti. Attenzione, state usando la stessa pistola per fare tutti e due i lavori, come vi ho fatto vedere che è anche fattibile, ma invece con questi due cap voi riuscite ad avere l'ottimizzazione della base opaca, come avete visto, l'atomizzazione corretta per il trasparente e la vernice a lucido diretto. Poi farò altri video in cui vi spiegherò tutte le cose. Importantissimo, se la acquistate, supportate anche il canale, perché una parte del ricavato andrà anche a me, che comunque ho contribuito allo sviluppo della pistola e la sto testando da oltre un anno e mezzo, quindi da quando mi sono arrivate le prime richieste da parte vostra di una pistola fatta come si deve, ho lavorato su questa linea. È tutta made in Italy e soprattutto all'interno del manuale troverete un QR code che vi darà diritto ad accedere al canale Telegram privato, dove io vi faccio l'assistenza su qualsiasi problema voi abbiate, sia meccanico sia a livello applicativo. Quindi mi potete chiedere tutto quello che volete, come si diluisce, come si fa, insomma avrete l'assistenza mia a vita. La pistola è garantita 24 mesi e viene venduta in esclusiva da esperti della vernice.it, perché io non sono attrezzato per poter spedire e fare tutte queste cose, quindi mi sono appoggiato a loro, e anche perché comunque poi hanno i PPS di ricambio, hanno le vernici che servono per essere spruzzate con questa pistola e quindi tutte le vernici che volete. Per la prima settimana sarà in offerta lancio a 209 euro, poi il prezzo aumenta. Quindi affrettatevi a comprarla, anche se non vi serve nell'immediato, prendetela adesso che risparmiate un po' di soldini. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi piaccia anche la pistola. Ciao, al prossimo tutorial. Segui Flavio, tutto fare, è possibile sbagliare. Un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non è stare ad impazzire, vedi come riparare. Perché è facile capire se c'è Flavio, tutto fare.